Allora, sì, parma è già stata bloccata, insomma, questa sede. Come sapete, da ormai quasi un anno siamo governati dai grillini, insomma, dai 5 Stelle, che hanno ritrovato sbaragliato il ballottaggio, il candidato del centro-sinistra, Giacinto Permazzoli, che attualmente presidente della provincia di Parma, e hanno, prima di tutto, raggiunto un inaspettato quasi 20%. Non penso che sia l'essere di fare l'analisi del perché i grillini hanno vinto Parma. Sicuramente Parma è andata alle elezioni in una situazione veramente disastrosa, così come era lasciata l'amministrazione di Viale, e ancora recentemente quella di Parma, quindi Viale è il figlio sostanzialmente. Il carico così distaccato dal figlio, dal padre, importantissimo, quindi dico, portate le conseguenze, quella che era una visione di una città assolutamente dissennata, una città che se venite, insomma, si può vedere, è caratterizzata da vero e proprio capitale del deserto. Nel centro, anche vicino alla stazione, c'è un ponte, non è proprio ciò di meglio, ma sì, sopra i livelli, caratterizzato dalla strada che attraverso, con dei negozi anche a lato che tuttora, ecco, dirò anche perché, so, spero di dirlo bene, tuttora non hanno una corretta destinazione. Pensate che questo ponte è stato costruito per collegare due strade piccole, una delle quali, tra l'altro, a fianco della quale è stata realizzata una tangenziale per la leggerezza del traffico che comunque per quanto riguarda passava. Quindi pensate cosa ha lasciato questa amministrazione di Gnadi, prima appunto caratterizzata dalla posa di queste pietre trovate in una città che ha inseguito il mito della grandezza sostanzialmente. C'era questo sindaco che si immaginava di essere chissà cosa sostanzialmente, che avesse con i suoi pubblici, con il mondo occulto anche della personalità della sua giunta, una visione della città che non era collegata in una dimensione anche di una città piccola che di provincia. Sono stati spesi parecchi soldi che hanno limitato evidentemente la fattura gravata da ben 200 milioni di euro di debito a seguito appunto di queste politiche. E Pignani ha cercato di derubricare, per così dire, dal bilancio comunale, creando una sorta di cordone sanitario di ben 27 agenzie partecipate che cercavano di vedere pulito il bilancio comunale, e ben lì è partito il capo sostanzialmente. Insomma, da questo sistema di partecipate che a un certo punto non ha più tenuto, è stato attraversato da una situazione di piombo non più sostenibile, e soprattutto anche da messa in evidenza una gestione improntata sul nazionale. Questo per descrivere brevemente la situazione che ha fatto con Parma nel futuro. I grillini hanno vinto sostanzialmente perché c'era questa situazione. Perché c'era una centrosinistra che di fatto è stato, nonostante insomma volesse fare questo, è stato incapace di costruire un percorso alternativo, quello che è stato detto da chi ne dice poco, ha fatto delle politiche sostanzialmente, o in quelle che è stato detto delle politiche similari a quelle centrodestra, il centrodestra non è stato spicciato affatto, insomma, dal centrosinistra. E perché appunto per questo e perché è stato capace con il miglior movimento di intercettare un voto di protesta. Quindi arrivati ai risultati che sappiamo. Il punto è che, nonostante questa situazione insomma favorevole al governo alternativo rivoluzionario, a Parma questa rivoluzione sostanzialmente non si è creata, non si sta creando. Lo dicono i cittadini, come loro. Se venite a Parma, tutte queste promesse non si stanno perché non ci sono. A precettare l'incendio di Parma, che è stato uno dei luoghi principali della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, di Pizzarotti, tutto il tema ambientale, tutto il tema delle risorse energetiche, l'incendio di Parma si accenderà il 26 aprile. Quindi accenderlo significa che comincerà a bruciare i rifiuti, e tra l'altro è già acceso perché ho letto sui giornali recentemente che insomma si stanno proprio ripetendo tutte le misure per dargli proprio quella vera. Sono immaginata quello che doveva essere uno dei temi della Commissione 5 Stelle, è assolutamente fallito. Ma non è soltanto questo il tema, è il fatto che il Movimento 5 Stelle non sta governando,
nel senso che lo sta traducendo in gestione della città quelli che sono i temi politici che appunto portano avanti per la elettorale. In pratica sta assumendo la gestione probabilmente da curatela alimentare della città di Parma. Sta gestendo i temi politici a livello legale e sta aumentando la misura delle tasse. Guardate, io ho portato qualche dato qui, ho recuperato dai giornali, ma poi conosco perché sono cittadina di Parma, innanzitutto. Nel 2013 c'è un aumento del 20% delle tasse rispetto al 2015, che gravano su cittadini di Parma. E questa situazione proseguirà per tutto il 2015. L'IMU, che è una delle tasse più speciali dai primi, costituisce proprio il gettito comunale, porterà una risorsa di 84 milioni di euro e costituisce quindi un quarto del bilancio comunale. La liquidità della prima casa è al massimo, è proprio sull'IPA, assolutamente al massimo. L'IRPEF arrivano altri 25 milioni di euro, con la liquidità del 0,8%. Sono in assoluto aumento quelle che sono le rette degli asili nido, le rette della scuola materna, le rette delle messe scolastiche e le scuole dell'infanzia. E le rette delle messe dell'infanzia sono aumentate rispetto al 2012 del 35%. Quindi vedete che è proprio sfermato un attacco alla città, ai cittadini e ai servizi. E soprattutto sono disconosciute quelle che sono i temi portati avanti dalla che si portava anche sul bilancio del welfare. Quindi questo è il quadro per cui ci vengono di fare, che è gravato già dalla situazione di criminalità, una situazione difficile, e che è gravato da un aumento del surplus di tasse. E non soltanto c'è questa situazione che grava sulle spalle dei cittadini, ma come dire, è tutto quello che il sistema di non corrispondenza fra denunciati, mi viene da dire che proprio sono stati denunciati vuoti quelli della campagna elettorale rispetto alla realtà, si verificano i dovuti di partecipare. E come dicevo prima, sono per colore sanitario che effettivamente è portato sul luogo del fallimento della città di Parma. Allora, non so se avete letto, è proprio che è rimbalzato sulle cronache nazionali la questione di SPIP. SPIP è l'acronimo per Società Parmense per Investimenti Produttivi. È una società che è stata creata nel 1975 con partecipazione di Comune, che è il socio di maggioranza della provincia, dell'Unione Industriale e della Camera di Commercio, con un obiettivo preciso che era quello di acquisire dei terreni da periferia di Parma, renderli, realizzare delle costruzioni, quindi formalizzarli e poi di venderli per creare dei mondi che poi non funzionavano appunto per moderni, ma per realizzare l'unica. E un giorno di che va all'inizio del 2005 ha avuto insomma un suo decoro, diciamo così, insomma, nel senso che ha comunque la sua tenuta. Si rompe quando cominciano a essere fatti gli investimenti, insomma, attraverso terreni che vengono denominati SPIP 1 e SPIP 3, e soprattutto quando una gestione di questi puntata assolutamente a malaffare, non determinata dalla volontà di coprire questa situazione debitoria che si andava appunto creando, che stava diventando ingovernabile, vengono nel corso della giornata pensate a prestare i terreni e nel giorno qualche ora rimangono al titolo del prezzo. Questo determina una creazione di una situazione debitoria incontrollabile per SPIP che maturerà 200 milioni di euro di debito e che è quello che dice il sindaco Vignali deve dismettere e vendere alla SPT. Ricordo che sì, la Parma è fatta sostanzialmente di questi SPT, che è la società di trasformazione territoriale che è la cupola delle 27 partecipate da cui insomma è stata caratterizzata l'attività della giunta di Parma negli ultimi tempi. SPIP è fallita, è proprio stato ricordato sui giornali recentemente, in questo di qualche giorno, che SPIP è letteralmente fallita. Si è cercato un concordato con le banche a fronte di tali importi di debito, non ha ritenuto proprio di intervenire, quindi SPIP è fallita. Il sindaco Pizzarotti è uscito dicendo: ah sì, noi prendiamo una cosa importante della città, un terreno, ci strappiamo un pezzo di cuore, ma il punto è che Pizzarotti non sa come gestire questa cosa.
è vero che non è difficile gestire un sistema parco estremamente complicato, sarebbe stato difficile per noi, e loro hanno fatto questi gradini a non vivo, e pur essendo preparati alla misura, probabilmente non sapevano neanche di vincere. Ma quello che emerge, e come dicevo prima, l'assoluta non corrispondenza tra gli enunciati e la capacità amministrativa, ma soprattutto, perché questa è una cosa che ho sentito negli interventi precedenti, è quello che prevale, quello che viene destinato, è una visione del particolare sostanzialmente, cioè nella volontà di sistemi pezzo a pezzo, manca una strategia, manca una visione insieme, manca una visione politica, manca una visione amministrativa della città, manca sostanzialmente quello che è un'idea di ristrutturazione del sistema comune che faccia perno sulle risorse reali e perché poco che parla per i debiti sono per fare le risorse sostanzialmente, cioè se si sta creando parla appunto questo paradosso. Guardate, io non sono portatore di quello che bisogna di criticare la giunta grillina, cioè, però questi sono davvero dati di fatto, insomma, che si vivono nella città di Parma come cittadini, che vengono riportati anche dagli organi di comunicazione, che vengono vissuti appunto dalla gente. Cerco di dare appunto una situazione della realtà che però è veramente difficile da comunque da giustificare, ecco. E il punto è che quello che si crede e che probabilmente succederà è che questa situazione, quello che è successo a Sinta, possa avere un effetto domino su tutte le altre società partecipate e gravare anche sul bilancio comunale che sarebbe da tutti rubricando il debito di STIP, anche perché STIP in realtà ha vissuto grazie alle lettere di garanzia di cui si è dato in Parma. Quindi vedete che il giochino insomma si fa presto a rompere, insomma, tenuta che il Zarotti auspica non è detto che si verifichi. Sulle partecipate, ecco, nonostante dicevo, fosse uno dei cavalli di battaglia di Zarotti, il tema di rompere questa situazione, questa cultura, questo dolore sanitario, l'Italia che ha creato intorno alla città per gestire insomma sostanzialmente il suo potere, c'è da parte del governo di questo un atteggiamento assolutamente contraddittorio, perché se questa è la situazione di sfida che abbiamo lasciato, dall'altro canto Pizzarotti sta rivendicando una società partecipata che si chiama Parma Infrastrutture, che è stata creata da Vignali per gestire il grande pubblico, per gestire la manutenzione, per gestire le strade, e sta facendo un'operazione assolutamente anche sindacale, nel senso che ha pensato di distaccare 26 dipendenti comunali che afferiscono a questi servizi, di destinarli a Parma Infrastrutture con un contratto che durerà fino al 2014, e promuovendoli, incentivandoli e stimolandoli per così dire con degli incentivi anche piuttosto cospicui. Il punto è che allo stesso tempo però ha legato ad altri 300 dipendenti comunali, tra cui i vicini, quelli che sono indennizzati, spenderebbero loro dal contratto di secondo livello. Allora, quindi vedete che la situazione si fa anche critica a livello, insomma, i sindacati sono mossi, a livello di tutela, i sindacati, i lavoratori di sindacato sono mossi, hanno proposto una situazione che riuscisse ad armonizzare questo stato di fatto che è stata superimpegnata. Nel senso che un altro elemento che sta emergendo, e qui dico non soltanto da cittadini, ma anche da segretario del centro di partito, è il governo a superare il sussista di questi obiettivi, cioè non c'è accordo con nessuno, ma con nessuno, cioè se evidentemente non ascoltano i sindacati, non solicizzano anche la fanno storia di quello che hanno rimasto appunto in Parma, e nemmeno dialogano con le forze che comunque hanno, non so come dire, condiviso con loro alcuni pezzi della politica, magari per esempio il sceneggiatore, lo chiama, lo consigliamo, la loro posizione, da tempo, insomma, non capito di mai viene intercettato, non so come dire, lo dialogano, governano sostanzialmente da soli. Mi anticipo prima che voglio dire alla fine, ma qui viene bene anche questa storia della democrazia partecipata. È una gola di sapore, nel senso che sapete qual è la parte della democrazia partecipata che sta diventando Pizzarotti. Hanno fatto delle riunioni lo scorso aprile, 7 ottobre, in tutti i quartieri della città, tutti i quartieri che tra l'altro sono rimasti senza governo, per quanto più
consigli di partire, erano già state azzerate le finali, quindi quelli che recuperavano i soldi da quei piccoli getti di consigli di partire, quei piccoli occoli, insomma, che credevano consigli di partire. E sta lì c'è sindaco con il gruppo dei suoi e distribuisce delle schedine che vede i cittadini quali sono i colori pertinenti, emergenti o più grandi, insomma, che adesso fanno capire. Con un metodo che è stato scritto non partecipato, perché con una di cittadini avevano queste provocazioni, insomma, che qui c'è un po' un giallo di problemi, come la comunicazione, questo che dovrebbe essere proprio uno dei luoghi di topos di questo governo, che in realtà si diffonde tra i confronti dei loro governanti, distribuiscono schedine e fanno una raccolta, insomma, come se fossimo tutti degli scolaretti. E guardate, questa cosa è avanzata, insomma, un disagio profondo per i cittadini. E non raramente queste riunioni sono state attraversate anche da un modo di protesta di rivolta. Questa è la prima ondata. La seconda ondata è che il gestione, c'è proprio grande risposta, ma dopo adesso le domande di partire raccogliendo l'esito di queste schedine. Questo è l'esempio di democrazia partecipata che il Movimento 5 Stelle sta attuando nella città, perché così è tutta, così è proposta. Questo è un esempio di governo secondo i temi della partecipazione, della condivisione e dell'apertura dei problemi del governo della città e dei cittadini, insomma, della partecipazione dei cittadini al governo pubblico. Questo è quello che sta facendo la città di Natale. E anche qui davvero vi restituisco proprio una fotografia chiaramente sulla quale ragioniamo, chiaramente, che sta vedendo dei modi di protesta, ma è quello, questo è quello che sta succedendo. E potete dire anche di questioni come la l'incidentore che è stato occupato, anche questo ne parlava anche, ne avete parlato anche voi, ne è stato detto anche negli interventi precedenti, e anche questo è stato un cavallo di battaglia della politica della campagna tra l'altro del 5 Stelle. Il punto, come dicevo, qui era realizzata, e questa è una storia complicata, come vi sto a raccontare, che un intreccio tra la provincia governata dal PD e il comune governato dall'amministrazione centrodestra è molto profondo. E anche qui dovrei parlare, è interessante, uno scenario molto contraddittorio anche del centrodestra, che su alcuni identità della metropolitana, su questi mostri, insomma, che hanno attraversato Parma, nel concreto, ma anche in ideale, insomma, e ci hanno portato tutti a come dire, che è stato per mesi e mesi lo sparato di questa metropolitana, che attraversa una città che è fondamentalmente piccola, e abbiamo convissuto, insomma, con l'idea di questi mostri che ci attraversavano, alcuni realizzati con l'inceneritore, altri invece lasciati lì, pubblicati, perché lo stesso Vignali, che pure aveva difeso a un certo punto, si trova costretto a prendere mano alla situazione per non trascurare Parma e soprattutto per recuperare la partenza dell'edilizia, perché la successiva di era di Nasso. E comunque l'inceneritore si farà, l'inceneritore partirà, in tutte le belle volontà e buone proposte di Zarotti sono assolutamente vanificate, non soltanto per partirà, ma Zarotti non ha più, non so come dire, messo in atto una politica che ha nessun senso, che riprendesse questo tema, che riprendesse la conversione ambientale, che riprendesse gli ambientali, che riprendesse la recupero dei rifiuti. Certo, si sta riferendo alla raccolta differenziata, ma tutto il tema, tutto il complesso, tutto l'edificio che dovrebbe accompagnare questo che si sta, insomma, ricordando capire anche sui cittadini, presso le case dei cittadini, la raccolta differenziata, però tutto il clima, tutta l'architettura, tutto il sistema in realtà è cosa vana, non soltanto, ma gli unici interventi che il Movimento 5 Stelle ha fatto il 14 luglio sono stati interventi a livello legale. Quindi ritorno a quello che dicevo prima, le battaglie che il Movimento 5 Stelle sta facendo a Parma sono battaglie che abbandonano il campo politico e abbracciano un'idea di tenuta, continuità, un'idea di coerenza, perché la campagna elettorale è l'ambito legale. Insomma, lascia un po' di sviluppo, insomma, questa cosa, ma così è. E questo appunto riguarda il cimeritore e riguarda anche l'ospedale che concludo, però insomma mi serviva questi esempi per dare competenza proprio a questa situazione che la prima città la sta migrando, insomma l'Italia sta vivendo. L'ospedale Vecchio che è stato sino a qualche mese fa la sede del Comune di Stato in Parma, la Stato nazionale, la sede ancora tuttora della biblioteca civica di Parma, il luogo della cultura per eccellenza, che bisognava da anni una forte ristrutturazione. E gli anni, secondo le sue idee, così raccontate dal padre Cupertino Lombardi, aveva
declinato in un approccio di financing con l'intervento di un altro pizzaiolo di un progetto industriale che si chiama Paolo Pizzanotti, dove mettere mano ad una ristrutturazione privata, sostanzialmente rilanciare questo visto pubblico privato e in realtà costruire un albergo, perché questo è il progetto di financing e delle attività commerciali di ristrutturazione. Ora, anche questa cosa si è bloccata, e questa è una storia piuttosto complicata, come sto a raccontare di altri piatti, della cultura, sono stati indagati anche attori della giunta precedente, è arrivata in parte anche un'opposizione da parte della sovrintendenza nazionale, perché l'edificio è chiaramente di interesse pubblico, collettivo, di quella parte di edificio culturale. Ma anche su questa cosa, l'amministrazione 5 Stelle non sta per l'opposizione, anzi. È uscito recentemente, sto presentando a milioni di euro di un gruppo di cittadini che stanno cercando di progettare una gestione compartecipata, ovvero appunto di gestione dell'istituzione della città, questo ruolo culturale importante, pare che il Movimento 5 Stelle, quando è la giunta grillina, arrivi ad avere una fermenta, a dire una sorta di ricordo, anche questo è un atto amministrativo, probabilmente che fa quella di Paolo Pizzanotti, la quale pare, lo sappiamo tutti, quindi sta andando avanti con quelli che sono i soloviani. Lo stato di tempo, tra l'altro, come dicevo, è un ruolo culturale molto importante, sul quale non so come dire, si raffigura quella che la politica è pronto, che ha questo governo, che ha appunto questi gradini, questi movimentisti, il conto che ha della cultura. Zero sostanzialmente, zero, perché non c'è stato un'idea, un investimento, appunto l'ospedale vecchio, ma sembra la fermetta con qualche zona, ma una sorta di compromesso probabilmente. Non soltanto, ma partire nel quale questo ospedale vecchio è collocato, partire le barricate, e partire le barricate, famose barricate del 22, per primi, l'avanzare sulla vita scelta, partire assolutamente degradato, perché è stato impoverito del cosiddetto commercio vicinato. Quello che è stato tanto dei motivi fondamentali della battaglia politica e della campagna elettorale di Zoni, far rivivere la città, questo commercio vicinato, per consentire appunto la residenza agli anziani. Tutto questo non succede, non soltanto non succede, ma stanno sorgendo, non so quanti altri centri commerciali intorno alla città che hanno già di identificati. Non c'è nessuna possibilità che questi centri commerciali diventino gli stessi. Oppure si porta avanti tutto con un impoverimento, non soltanto economico, ma anche proprio con un impoverimento culturale della città, sulla quale appunto nessuna idea è assunta. Allora, io mi fermo qui perché la situazione mi sembra di avervela già illustrata abbastanza. Condivido che ha detto che probabilmente su Parma, oltre a questa situazione disastrata con la quale Parma si è presentata, che ha costituito così e che ha consentito loro l'aspetto molti anni importanti dal centro-destra, perché parecchi molti che sono andati al movimento di Grillo sono andati dal centro-destra e chiaramente non condivideva più la propria parte a fronte di arresti e incidenti che stavano ancora continuando, perché la cupola è stata colpita recentemente, lei si campo di dominare e ancora gli arresti domiciliari. E pare c'è questo, non so come dire, colpito all'opinione pubblica, una sorta di giovanissimo, di appunto di rinnovamento che probabilmente ha, non so come dire, creato una sorta, se è stato un definito aggiuntivo rispetto a quelli che già citato, quelli che indicano lo sentito, la vittoria del Movimento 5 Stelle. Ora, quindi la Parma è una città che non soltanto serve per il nostro momento, ma trova una città mi scappa un po' da ridere, però è così. Io sono arrivata l'altro giorno da una trasferta di lavoro qualche giorno fa, non c'è parecchio in questi giorni, è venuta a prendere un taxi da Reggio Emilia, va bene, avevamo tanti colleghi, siamo tornati letteralmente in una bocca piena di linee, pieno al nostro centro cittadino, ma è anche attraversata da truppe, e non sono anche truppe reali, ma sono anche metaforici sostanzialmente di questo governo che appunto non sta dando un'idea di politica amministrativa e culturale e non sta dando conseguenza a quelli che sono stati soprattutto denunciati. E non voglio restituirvi l'idea di una città, non so come dire, sul ruolo dell'abisso, ma sicuramente con il rilancio, con il recupero della rivoluzione che dovrà essere la conseguenza, dovrà essere ma insomma sostanzialmente il governo di Grillo questa situazione è importante. Grazie.